Benvenuti a questa nuova puntata di Web TV Fise Lombardia. Iniziamo questa puntata parlando di dressage con Claudia Ambiveri, che ci parlerà dell'utilità e dei principi su cui si basa il lavoro in piano. Lo scopo principale è quello di ottenere un cavallo ben addestrato e ginnasticato. Quindi da avere come risultato un cavallo con una decontrazione fisica, ma anche che sia decontratto mentalmente, quindi un cavallo calmo, sereno e prestante, rispondente agli ordini. Ogni figura del dressage, del lavoro in piano, non è una figura a sé, è stata ben calibrata e inventata per potenziare e mantenere uno stato fisico del nostro cavallo migliore. Anche nel salto ostacoli, in effetti, non sono i singoli salti, intero percorso, avendo così un cavaliere attivo e un cavallo con il proprio cavaliere, non contro il proprio cavaliere. Lo scopo, quindi, è quello di arrivare ad una comunicazione semplice e che sia in sinergia con il nostro cavallo. Tutto diventerà più facile e più immediato. Il fine dell'addestramento sarà quindi quello di, in primis, potenziare il nostro cavallo e quindi sviluppare maggiormente le sue doti e alleggerire, assottigliare quelli che possono essere i suoi difetti. Quindi tireremo fuori il meglio dal nostro cavallo. Sarà un cavallo lavorato in asse, quindi in maniera corretta, in maniera paritetica, sinistra e destra. Quindi avrà un corpo più armonico e andremo sempre meno incontro a degli sforzi fisici. Sarà un cavallo più bello perché fisicamente, muscolarmente più prestante e più arrotondato, quindi sarà un cavallo con una muscolatura al posto giusto e un cavallo più bello con un pelo più lucido. E da ultimo, ma non meno importante, sarà la motivazione che noi metteremo nel nostro cavallo, quindi attraverso il rinforzo positivo e non maniere coercitive, non esercizi coercitivi, riusciremo ad avere un cavallo felice di fare il proprio lavoro e di essere collaborativo con noi. Avremo quindi un cavallo con una bella muscolatura, ben bilanciato e anche nel percorso di salto ostacoli, quindi ci saranno meno errori sul salto dovuti anche a sbilanciamento, mancanza di ritmo, mancanza di equilibrio o girate mal riuscite proprio per perdita del posteriore. Avremo così, quindi, se lavoreremo bene in piano, una buona riuscita anche del nostro percorso. Per svolgere quindi bene il nostro lavoro in piano dovremo mantenere delle regole di base. Prima di tutto programmare il nostro lavoro in piano, quindi ogni volta che si sale a cavallo avere già in mente quale esercizio posso fare per potenziare la muscolatura o per mantenere un allenamento del mio cavallo. Secondo punto sarà tenere sempre di conto lo sviluppo della forza e della resistenza del mio cavallo, quindi tutti i miei esercizi andranno a sviluppare più forza della muscolatura dei cavalli, ma anche resistenza, quindi dando più condizione, mantenendo più a lungo lo sforzo. Per un lavoro completo sarà importante anche mantenerlo diversificato, diversificare gli esercizi e quindi alternare il lavoro in piano all'uso di cavalletti, barriere e anche a uscite in campagna su dislivelli. Programmare quindi degli esercizi che allunghino e accorcino la muscolatura in modo da renderla più elastica e da molti esercizi con transizioni in modo da mantenere meglio l'equilibrio del nostro cavallo. In tutto questo non sarà da trascurare il dosare ogni esercizio, quindi dosare e ben calibrare lo sforzo, la fatica che il nostro cavallo deve fare, alternate a delle pause, a redini lunghe, dove i cavalli possono rasserenarsi e riprendere fiato. In ultimo, ma non meno importante, ovviamente il nostro lavoro in piano ci aiuterà anche sul nostro assetto, agirà anche sulla nostra posizione in sella, quindi molto lavoro in piano, senza staffe o con degli esercizi adeguati, ci darà una buona stabilità e un buon equilibrio nella sella. Tutto questo proprio per non andare incontro a difficoltà e anche a insicurezze. Quindi con il lavoro in piano non saremo più dei semplici
trasportati a cavallo, ma saremo parte integrante della nostra equitazione. Avremo il controllo del nostro cavallo e del nostro corpo e metteremo molta più sicurezza in sella, andando anche incontro a certi inconvenienti che presentati dal nostro cavallo, come sgroppate o rifiuti o scarti. Con un buon equilibrio riusciremo anche a stare in sella nonostante le difficoltà. Scopriamo ora con Orlando Itz il Long Release, l'esercizio che gli americani usano più frequentemente per correggere il busto e per tenere la gamba più ferma. Poggia le mani, là, ok. Questo esercizio viene molto usato in America proprio per correggere la posizione del cavaliere sul salto, in modo tale che il cavaliere possa controllare bene la posizione della gamba nelle tre fasi del salto, sia nella fase ascendente che nella fase apicale che nella fase discendente, perché molto spesso noi vediamo molti allievi che non hanno questo controllo della gamba, per cui la gamba durante il salto si muove e quindi cosa succede? Che gli allievi perdono questo appoggio sulla staffa e quindi perdono tempo poi per rimettersi in equilibrio. L'esercizio consiste in questo: nel momento in cui il cavallo batte, salta, quindi l'allievo deve appoggiare le sue mani sul collo e cercare di appoggiare il peso delle spalle sulle mani, mantenendo le braccia abbastanza dritte in modo tale da usare le braccia come distanziatori, perché se uno si appoggia con le mani sul collo ma poi piega le braccia, l'effetto viene perso. Quindi appoggiati con il peso delle spalle sulle mani e automaticamente il peso della gamba sulla staffa con lo staffile che rimane perpendicolare. Questo esercizio dà un doppio punto di appoggio che consente all'allievo di innanzitutto di percepire la perdita di equilibrio sia sul piano longitudinale che sul piano laterale e automaticamente di correggerla. Questo esercizio verrà fatto eseguire prima al trotto con la barriera a tre passi, cioè a 2,50 m, 2,80 m, in modo tale che l'allievo ha esattamente l'indicazione della barriera come punto in cui appoggiarsi sul collo. Appoggia le mani. Ok. Successivamente l'esercizio verrà eseguito al galoppo e l'allievo si appoggerà sul collo e quindi cercherà questo equilibrio nella battuta e poi durante tutto il salto fino alla ricezione. Ok, cerca di mantenere il dorso della schiena piatto e non curvo, ok? Ripeti. Ci tengo a dire che questo è un esercizio, come ce ne sono tanti, come se ne fanno di tantissimi tipi a casa, no? Ed è un esercizio proprio specifico per migliorare la posizione del cavaliere sul salto. Non deve essere fatto in gara, cioè non si deve chiedere all'allievo di fare questo esercizio in gara, perché come noi sappiamo in gara c'è una miriade di altre componenti che intervengono e che hanno la priorità, diciamo tra virgolette. Però l'allievo che si è allenato in questo modo a casa comunque avrà automatizzato un gesto corretto e in gara, anche se non starà pensando a questo movimento ma dovrà pensare a tutto quello che comporta una gara, però automaticamente sicuramente avrà una posizione migliore e nel momento in cui perde l'equilibrio lo percepirà molto meglio di prima che facesse l'esercizio. Distanza, ti appoggi, là. Ti devi appoggiare per mantenere il dorso della schiena piatto, non curvo. Appoggia le mani, dorso piatto, là, questo è bene. L'esercizio è eseguito correttamente quando il cavaliere nella fase centrale apicale della parabola ha il busto parallelo al collo del cavallo e scarica bene il peso sulle staffe con lo staffile che rimane perpendicolare al terreno. Nel quartier generale di Maurizio Morbis, referente di Fise Lombardia per la disciplina degli attacchi. Tante le iniziative, tra cui l'Academy, creata apposta per supportare tecnicamente i ragazzi delle redini lunghe. Gli attacchi in Lombardia hanno avuto molto successo in questi ultimi anni. Abbiamo avuto la fortuna e abbiamo tuttora la fortuna di avere 26 ragazzi
giovani dagli 8 ai 25, ai 25 anni. Tutti che sono dei diversi centri di appartenenza, seguono tutte le gare importanti in Italia e anche all'estero. E poi avendo la fortuna di questo Academy, che ha dato lo sviluppo ai giovani e ai tecnici di portarli a fare queste preparazioni in cui ci sono altre discipline, perché gli attacchi non sono mai stati assieme a altre discipline. Il salto, l'endurance e il completo con la stessa disciplina degli attacchi. Negli ultimi due anni abbiamo vinto sia la Coppa delle Regioni che le Poniadi e adesso affrontiamo la Coppa delle Regioni e le Poniadi a fine agosto. Questi ragazzini che stanno fremendo e non vedono l'ora di arrivare. E questi ragazzini stanno seguendo anche il ludico, in cui sono molto molto agitati, perché a settembre, la nuova finale, a Verola Nuova. Grazie al Cavalier Orlandi anche gli attacchi hanno avuto l'Academy, in cui è suddivisa in due gruppi, i Silver, che sono ragazzini dagli 8 ai 14, seguiti dalla Rissa Lombardi e Alberto Tosi, i Golden, seguiti dal tecnico Cristiano Cividini, che sono ragazzi dai 14 in su, che hanno anche la fortuna di poter fare gli europei quest'anno, che sono in Ungheria tra poche settimane. Anche noi degli attacchi abbiamo avuto la possibilità di fare il mega stage multidisciplinare con la presenza del veterinario, Maniscalco e il mental coach, e questo è molto importante per i ragazzini che imparano anche la disciplina di stare in gruppo. Quattro dei nostri driver giovanissimi andranno agli europei quest'anno e speriamo che vadano tutto bene, gli facciamo in bocca al lupo a tutti e quattro. E speriamo nel prossimo anno di aumentare ancora il numero sia dei partecipanti che degli iscritti negli attacchi. Mode equestre, Daniele Bignami ci porta a scoprire come nascono gli stivali dei Nero Boots. Il Nero Boot è oggi riconosciuto come sinonimo di qualità, cura dei particolari, innovazione, stile e ricerca nell'ambito del segmento equestre. Una grande sensibilità a cogliere i cambiamenti del settore ed una vocazione per la ricerca e l'innovazione sono le variabili che hanno permesso alla De Nero Boot Co. di affermare la propria leadership nel mercato equestre. La produzione è concentrata nello stabilimento di Casarano, in provincia di Lecce, dove vengono lavorati artigianalmente i prodotti e sottoposti a un rigoroso controllo della qualità del prodotto. Tutto questo è De Nero Boot. Finisce qui la nostra puntata di Web TV Fise Lombardia. Ricordatevi di seguirci sul nostro canale YouTube e sui nostri social.